Buonasera e benvenuti al campo sportivo dell'Eucaliptus. 24.000 baci è la tesissima finale della seconda edizione della 24 Cup. Sono in campo e sono pronte a disputare questo atto conclusivo le due squadre che si sono meritate la finalissima, ovvero sia il Punto Tabacchi e il Ludwig Pub Krachun. Doppio passo da parte di Krachun, che riceve il pallone e calcia in porta, una serie di deviazioni, non è finita, attenzione. La formazione in maglia blu che prova la conclusione due volte con il numero 4, sempre lui, Grama, in questa prima parte di primo tempo. Altro tiro in porta e arriva il gol dell'1-0. Questa volta è riuscito il numero 4 della formazione in maglia blu, Grama, a segnare il gol del vantaggio. Provato a ripartire senza successo, Punto Tabacchi ha perso questo pallone, attenzione, 1-2, gran bel gol, azione corale splendida condotta dalla formazione del Ludwig Pub, che è riuscita a pareggiare i conti. Praticamente dopo due minuti la rete è stata realizzata dal numero 9 Gulli, e adesso dunque si ritorna nuovamente in una situazione di equilibrio. Sventola tentata da Krachun, traversa. Attenzione, è arrivato il gol del 2-1, ha realizzato la rete del vantaggio Krachun. E adesso con calma Krachun, accelerazione, e c'è il gol del 3-1 realizzato da Findriman. Adesso riparte il contropiede, attenzione Krachun, tiro da parte di Krachun e parata perfetta di Napolitano. Travolgente davvero in questa prima frazione, rovesciata meravigliosa, gesto tecnico veramente splendido di Rasmon. Risultato di 3-1. Adesso c'è Scala che ha dato sulla destra questo pallone che è stato trasformato in oro da Gulli, bravissimo. Anticipo secco e perentorio adesso da parte di, del numero 6, che va a realizzare un gran bel gol, Racciatti. Dunque tutto da rifare adesso per la squadra in maglia blu, che aveva due gol di vantaggio, aveva giocato meglio decisamente rispetto alla squadra avversaria, ma subito è riuscita a riportarsi in vantaggio. Segnato Krachun il gol del 4-3. Adesso c'è questa triangolazione con Marini, che ha provato a esplodere il destro, si appoggia al proprio compagno di squadra, e c'è il sinistro da parte di Findriman. Su Marini dentro per il numero 9 Gulli, attenzione, il gol del pareggio, mortifera questa ripartenza micidiale che ha condotto la formazione del Ludwig Pub. È stato eccellente Marini, attenzione, e c'è stato poi il gol del 5-4, praticamente a metà di questa ripresa. Si incarica della rimessa, riceve nuovamente il pallone da Gulli, ancora Marini dentro il pallone, meravigliosa esecuzione fantastica che ha portato al pareggio Tiberi. Punto Tabacchi che è stata avanti sempre nel punteggio, ma tutte le volte è stata raggiunta da un'orgogliosa formazione. Che tiro intanto da parte di Grama, deviazione miracolosa del portiere del Ludwig Pub Napolitano, che sta salendo in cattedra. Ancora Fusco che viene lanciato, riesce a tenere in campo il pallone, attenzione, prova Gulli, Grama non trova lo spunto giusto, riconquista ancora il pallone, chiede l'1-2 con il proprio compagno di squadra, il palo colpito da Grama che aveva duettato molto bene con Haras. Attenzione, da quest'altra parte c'è stata una chance avuta dal numero 5 Fusco. Se riuscirà a trasformare questo tiro libero, Krachun, parte Krachun, la parata da parte di Napolitano, ancora una volta decisivo. Si andrà dunque ai calci di rigore, si tratta di Tiberi, parte Tiberi che realizza. Naturalmente sono 5 rigori per parte. Il tiro è stato parzialmente neutralizzato da Napolitano. Prende la rincorsa Racciatti, Racciatti contro Marin. Il tiro e la parata da parte di Marin. Prende la rincorsa, tiro e gol. Rete da parte di Krachun. Rincorsa breve di Marini. Tiro e gol, perfetto. Calcio di rigore adesso per Grama. Tiro da parte di Grama e gol. Rincorsa lunga da parte di Gulli. Tiro e gol. Rincorsa di Findriman con il sinistro, anche lui perfetto. C'è il quinto calcio di rigore, la parata da parte del portiere del Punto Tabacchi, Marin, che neutralizza il tiro di Fusco, e dunque finisce qui, finisce con il successo da parte della formazione del Punto Tabacchi ai calci di rigore, e dunque la formazione in maglia blu succede alla Top Dancing in questa edizione 2014 della 24 Cup.